Bentornati su The Street Rapper Podcast, il podcast italiano che parla di fotografie di strada e di esperienze fotografiche. Eccoci qui, come ogni settimana, a parlare di fotografie di piccole e medie realtà che stanno pian piano prendendo piede nel nostro bel paese, gridando a gran voce che la cultura fotografica e la conoscenza della materia hanno una loro importanza, a dispetto di quello che si possa dire altrove. Questi mesi abbiamo parlato di grandi riviste con Marco Savarese di Asian Mag, di come gestire un proprio sito web con Andrea Scire di photostreet.it e di come anche diffondere la buona cultura tramite YouTube con i ragazzi di Biblioteca Fotografica. Oggi, seguendo anche questa falsariga, avremo qui con noi un ospite davvero, davvero speciale, una fotografa italiana che ha accolto per tempo il difficile ruolo di divulgatrice, docente di fotografia in tempi non sospetti, in momenti in cui ce n'era estremo bisogno, soprattutto in alcuni campi, ancora oggi poco toccati ai normali corsi di fotografia, addirittura per alcuni totalmente sconosciuti. Lei è Sara Munari ed oggi discuteremo con lei di fotografia di strada, immancabile come sempre, di corsi di fotografia e ovviamente di Musa, la sua scuola di fotografia che oggi porta tanti talenti a immergersi nel mondo del professionismo. Sara è già qui collegata con noi, quindi vi invito un po' a sedervi comodi, ad alzare il volume e ad ascoltare quello che ha un po' da dirci, da raccontarci. Ciao Sara, benvenuta sul podcast di Street Rover. Grazie, ciao, buongiorno a tutti. Allora Sara, prima di addentrarci in quello che è un po' il tema di oggi, direi un po' di farci raccontare come sei arrivata a fare la fotografa e come poi sei arrivata a fondare la tua scuola. Sono molto curioso, ecco. Niente, io ho iniziato a fare fotografia per caso, nel senso che facevo le stagioni in Veneto e quindi avevo l'inverno buco, nel senso che lavorando d'estate avevo tempo di inverno e avevo tentato di iscrivermi a un corso di restauro a Venezia per il quale erano finiti i posti. Così ho cercato quello che ci fosse nel circondario, nel visuale, cioè mi interessava comunque qualcosa che avesse a che fare con la visione. E ho trovato questa scuola di fotografia a Padova che si chiama ISFAB. Mi sono iscritta senza troppe aspettative, nel senso che la prima scelta comunque era dedicata al restauro, quindi era un po' una seconda scelta. Tant'è che ho fatto il primo anno anche mezzo anno, senza macchina fotografica, proprio allo sbaraglio. Poi ho cominciato piano piano, c'è stato un docente che mi ha fatto appassionare alla storia della fotografia che poi ho insegnato a mia volta per tanti anni, che si chiama Renzo Saviolo, e osservando i lavori degli autori che ci proponeva ho pensato che potesse essere una strada interessante, quindi una strada che probabilmente sarebbe interessata anche a me percorrere. E quindi mi sono messa sotto durante il secondo anno, ho studiato di più, ho presentato i lavori per bene, sono uscita bene, ho iniziato subito a fare la fotografa e sono dovuta poi tornare a Lecco per motivi familiari e tornando a Lecco ho aperto il primo studio dove da subito ho tenuto corsi. Poi ho mandato casualmente due curriculum, uno a Istituto Italiano di Fotografia, ma proprio casualmente, nel senso che mai avrei pensato mi prendessero, perché comunque io avevo il diploma in questa scuola di fotografia, ma non ero laureata. Certo. Quindi ci ho provato e mi hanno preso in tutte e due le scuole, quindi ho insegnato per tanti anni agli istituti superiori tecnica e poco linguaggio, molta tecnica, e successivamente ho iniziato a insegnare storia della fotografia e linguaggio fotografico a Istituto Italiano di Fotografia. Di conseguenza i due settori, cioè quello di produzione come autore e quello di didattica, del percorso di didattica, sono iniziati in contemporanea e non ho mai mollato nessuna delle due cose. Quindi ho cominciato da subito a vincere piccoli premi che non erano legati alla street e che comunque la street per me rimane una cosa non marginale nel mio percorso, ma una cosa che faccio un po' per gioco, ecco, una cosa che mi riesce abbastanza, okay. Ma mi diverte, invece il percorso, quello autoriale più complesso, è fatto di ricerca, di concettuale ed è distante poi effettivamente dalla fotografia di strada. E questo è un po' come è successo all'inizio del... ho vinto premi, ho partecipato a cose nazionali e internazionali. Nel 2015 ho aperto il blog, che si chiama saramunari.blog, e da lì è esplosa un po' da parte mia la consapevolezza della richiesta di informazioni da parte del pubblico più vario. E quindi ho continuato con la didattica sia online che ho continuato con i miei corsi che già tenevo da molti anni.
anche con le scuole che poi hanno cominciato a chiamarmi da tutta Italia a tenere corsi, conferenze, letture portfolio. E quindi è stato un percorso in discesa per la decisione, nel senso che ho percepito che allora, dopo qualche anno, che è stata la decisione giusta. E comunque invece è un percorso duro perché è fatto di studio, fatto di perseveranza, fatto di costanza, che poi ti accompagna nel lungo periodo come autore e anche come docente. Certo, quindi tu hai un po' visto, ecco, questa crescita di interesse nei confronti anche con quello che è un po' l'apprendimento della fotografia rispetto magari al passato, che veniva anche un po' vista come una cosa per pochi, ecco. Sì, la crescita, la richiesta di corsi si è alzata tantissimo. Il punto è che si è alzata anche la quantità di corsi offerti e spesso di qualità infima. Di conseguenza, se all'inizio era il tentativo di solo esclusivo di proporre dei corsi fatti con serietà, adesso è diventato un po' anche il combattere quello che non funziona i luoghi comuni, le cose semplici, la base, che più base non si può, che viene insegnata alla gente come se fosse fotografia, come se fosse la fotografia, e poi la gente quando si avvicina a corsi più complessi si scontra col fatto che comunque ci sia da lavorare, ci sia da studiare, ci sia da applicarsi, e quindi questo poi rimane a noi, cioè a chi ha già una struttura, non solo fisica, cioè non solo la scuola, ma è strutturato come docente. Ecco, quindi un po' parliamo, ecco, di quelle che sono un po' le particolarità di Muse rispetto magari ad altre scuole di fotografia, ecco, come viene strutturato un corso, come si decide, ecco, quale potrebbe essere il punto iniziale da cui partire. Allora, Musa è strutturata in modo un po' particolare perché a differenza di tutte le altre scuole di fotografia non prevede corsi base, quindi non Ok, esiste tecnica. bello. E già questo è uno scarto che differenzia da altre scuole. Inoltre, i corsi sono strutturati su pacchetti che io insieme alla persona che decide di iscriversi, costruiamo sulla base della necessità dell'alunno, diciamo, perché si avvicinano tutti alla fotografia con modalità diverse, per generi differenti, e quindi Musa è fatta a pacchetti strutturati, per cui tu ti fai un corso che può durare anche. Ho avuto gente che ha studiato 2 anni da Musa, però solo perché il suo percorso era composto da più corsi differenti. Tutti i corsi si basano sul linguaggio e sul racconto. Oppure esistono corsi specifici per i quali io chiamo docenti da tutta Italia, che conosco o comunque che so che lavorano in modo professionale, vengono da Musa a Monza e tengono il loro corso. Un'altra caratteristica di Musa, a differenza delle altre scuole, è che i corsi sono solo la sera per quanto riguarda l'online e solo nei weekend per quanto riguarda i percorsi. Quindi è strutturata proprio per chi già studia all'università, per chi lavora e per chi comunque vuole avere una formazione legata prevalentemente al saper raccontare, al sapersi muovere nel mondo della fotografia, al sapersi presentare. Quindi è molto specifica ed è specifica sulla costruzione del proprio percorso, anche a livello fotografico, scegliendo il settore più vicino al sentire dell'alunno. Ecco, e quindi un po' chi si avvicina magari a un corso rispetto a un altro, cosa fate? Gli aiutate a capire quello che potrebbe andare anche bene per lui? Oppure. Prima ancora che si iscriva, cioè generalmente mi mandano una mail e quando sono certi segnano i corsi che interessano. Differentemente c'è un sacco di gente che mi telefona o mi manda mail per dire sono a questo punto, cosa mi potrebbe servire e come posso continuare secondo te? Io costruisco un percorso per la persona e lei può decidere di farne un pezzo quest'anno, un pezzo l'anno dopo, saltare dei pezzi se gli interessano meno. E si costruisce proprio su di lui. Ecco, e quanti riescono poi a finire nel tempo che potremmo definire un po', come dire, un paletto, ecco, magari un corso dura un anno, quanti di questi poi riescono poi a completare tutto il corso e a farlo nella maniera. Bene, Non mi è mai successo che nessuno abbandonasse. quindi questa è una cosa positiva. Sì, no, mi capita che qualcuno magari fosse iscritto al singolo Ok. corso del weekend e per caso succede qualcosa e allora
mollano, oppure mollano poi il corso lì per poi riprendere successivamente, oppure c'è stato un po' di disastro adesso col Covid perché ci siamo dovuti adeguare a un sacco di cambiamenti, a un sacco di cose, ho tenuto botta come ho potuto, ho comunque terminato tutti i corsi iniziati pre-Covid, quindi sono pari, nel senso che chi si iscrive ora sono corsi nuovi che partono da zero e che proseguiranno per il tempo che decide l'allievo. Certo, quindi vengono seguiti dall'inizio fino alla fine. Questo credo sia una cosa Sì. fondamentale, no? Perché quando poi si parla di corsi di fotografia, molte volte cioè, la maggior parte, ecco, degli alunni vengono trattati magari come numeri, invece è bello proprio il fatto che si capisca e si comprenda un po' quello che è il lavoro, il percorso e poi soprattutto lo si porti avanti. Ecco, Musa cosa fa da questo punto di vista? Addirittura io su alcuni corsi strutturati correttamente che parlano di racconto, di storytelling, do proprio la garanzia che venga iniziato e terminato un lavoro, un progetto in toto da zero, a prescindere dal genere di appartenenza del fotografo che decide di iscriversi. E a fine di ogni anno per stabilire quel paletto che dicevi, cioè quella cosa. Mando un comunicato stampa sui giornali, esce sul blog, esce su tutti i social, il lavoro fatto da ogni alunno, quindi è visibile a tutto il resto del mondo. Quest'anno ho fatto anche delle interviste singole, facendo registrare dei piccoli video con la propria esperienza e il proprio lavoro, in modo che la gente in caso potesse contattarli anche tramite social, vedendo chi erano e vedendo il lavoro che avevano prodotto. Quindi no, tento di seguire tutti fin dove posso e poi è anche giusto lasciarli andare e fare in modo che proseguano da soli. Anche se c'è gente che si iscrive per 2 o 3 volte perché si trova bene, fa cose, rifà, fa percorsi differenti, quindi inizia prima una cosa, pensa che gli interessa quella, tu lo accompagni e poi dici: no, guarda, ho visto questa cosa, mi interessa di più, dammi, strutturami una roba su questo. E quindi ripartono e fanno un altro percorso ancora. Poi Certo. sono soddisfatta dei lavori dei ragazzi della scuola perché sia quest'anno la scuola è aperta, Musa a Monza è aperta da 2 anni, uno di Covid, quindi niente. Però da 2 anni, quest'anno e anche l'anno scorso, alcuni progetti dei ragazzi usciti da me sono stati esposti a fotografia europea, sono stati esposti al Festival della Fotografia Etica, hanno vinto premi nazionali, qualcuno menzioni internazionali, quindi sono davvero contenta dei risultati che ottengono i ragazzi. Ecco, cosa pensi, ecco, di fare nel futuro prossimo, anche un po' per, oltre ovviamente penso ad ampliare anche i corsi, a renderli più cospicui, cosa pensi, ecco, di fare per Musa e per i ragazzi? Allora, adesso prima di tutto una cosa alla quale non avevo pensato perché davvero i miei corsi sono sempre stati pieni, era di dover strutturare dei percorsi online. Ok. Quindi adesso esiste tutta una proposta anche sull'online. Fino all'anno scorso io online non avevo niente. Cioè, dopo una settimana che hanno chiuso avevo tutto già, perché ho capito che l'andazzo sarebbe stato quello. Però prima era una cosa che non avevo mai preso in considerazione. Quest'anno quindi ho aggiunto anche dei corsi lunghi sul percorso online, quindi anche online uno può seguire il corso di storytelling che dura 6 mesi. Quindi è una cosa che prima non esisteva da Musa, erano corsi specifici, singoli. Adesso ho creato 2 percorsi anche online. In più io organizzo, non so se lo sai, un premio nazionale per donne Sì. fotografe, quindi c'è anche quella cosa da seguire. E da quest'anno ho istituito con un mio collega che si chiama Simone Cerio, che invece fa il fotogiornalista, un progetto che si chiama AMI, per il quale la prima data sarà proprio 5, 6, 7 novembre a Musa, stiamo cercando tutti i fotoamatori che abbiano fatto lavori di indagine sul territorio italiano, perché abbiamo chiesto la collaborazione del MUFOCO, il Museo di Fotografia Contemporanea Cinisello Balsamo, che si è detto disposto ad accogliere in archivio nazionale i lavori più meritevoli che verranno selezionati nell'arco dei prossimi 3 anni. Quindi anche quella è una cosa che mi prenderà molto, perché in sostanza Musa si sposta in giro per l'Italia in tutte le tappe che creeremo per raccogliere questo materiale, del quale il più meritevole finirà nell'archivio nazionale. Quindi una cosa secondo me fondamentale per gli amatori, perché
Storicamente i due settori, amatoriale, autoriale, professionistico, sono sempre stati separati. E invece, secondo me, storicamente siamo arrivati al punto in cui queste cose si stanno intrecciando completamente e di conseguenza è bene cominciare a lavorare sul lavoro prodotto e su quello che andrà prodotto adesso, perché a mio parere il lavoro di un amatore che lavora bene ha lo stesso valore storico, culturale, documentario di un lavoro prodotto da un autore. Quindi l'intento era proprio portare gli amatori al museo, in un archivio nazionale che è stato difficilissimo negli ultimi 20-30 anni, mentre era più usuale per gli autori precedenti, perché era più facile, anche c'erano meno autori. Certo, quindi anche tu un po' vedi questo gap qui in Italia in cui si dà sempre magari troppo spazio, ecco, ai passati e c'è sempre più bisogno invece di vedere qualcosa di nuovo. Ci vuol dire qualcosa da questo punto di vista? Allora, a dire la verità, questo gap non c'è più, Ok. nel senso che anche quello che hai detto tu è cosa vecchia. Ti spiego perché. In sostanza, a premi internazionali, a premi nazionali, in galleria, ormai espongono davvero tutti quelli che abbiano dimostrato nell'arco di un periodo abbastanza diluito nel tempo di aver prodotto sempre con una qualità ottima e con una modalità che fosse percepibile come autoriale. E quindi non è che si dà spazio ai grandi autori per caso, purtroppo questo sì, pochi conoscono gli autori che girano. Di conseguenza, per andare sul sicuro, le amministrazioni, i comuni, i curatori, i critici preferiscono trovare nomi grossi che però riescano a far rientrare in termini di costi e altro. Quindi, in sostanza, noi che siamo un po' il livello sotto rispetto alla fascia alta, ci troviamo sempre in accompagnamento. E poi però viene tutta la massa che adesso desidererebbe arrivare a quei livelli, però devi anche considerare, te lo dico tranquillamente, che il 99,9% dei lavori prodotti nella fascia amatoriale di gioco legato alla fotografia, cioè di necessità più legata al contingente che legata alla progettualità, Ok. è molto ampia, ma la qualità è molto bassa. Quindi lì la gente va davvero ricercata. In termini di possibilità, invece, ormai avete le stesse possibilità che abbiamo noi, perché se io partecipo al WordPress Photo, nessuno vieta a te di farlo. Certo, quindi potremmo anche dire che è un fattore no, comunicativo quello che un po' sminuisce i lavori magari di altre persone che magari sono meno conosciute, quindi dovrebbero essere anche un po' le sedi Certo. stesse, ecco, ad avere la capacità di saperli mettere in evidenza. E quelle forse veramente. Ma questo già però avviene un po' nei festival off, per esempio fino a un po' di tempo fa, 20 anni fa, i festival grossi che avevano l'off non erano tanti e l'off è designato ed è costruito proprio per gli amatori Certo. o comunque anche i professionisti che però non siano riusciti a rientrare nella categoria ufficiale. Quindi secondo me non spetta a noi cercarvi, ma a voi presentarvi. Ok, e qui è introdotto penso un tema importantissimo della presentazione che ancora oggi è davvero una. Perché praticamente non posso dare per scontato io che mi cerchino, che lavoro 20, da 20 anni in fotografia, figurati un amatore che magari scatta da 2 anni, per un anno ha scattato sulle papere nel fiume e dopo ha capito che gli interessava la progettualità, si è messo a fare progetti, chi lo cerca e perché? C'è talmente tanta offerta che probabilmente passa in secondo piano. Se invece quell'amatore riesce a passare una selezione, va a una lettura portfolio, si presenta per partecipare prima all'off per poi crescere, lo vedo un percorso completamente compatibile con la figura e percorribile. Ok, quindi nel 2021 quale potrebbe essere un percorso che potrebbe intraprendere un giovane fotografo che ha intenzione ecco, un po' di mettersi in evidenza? Prima di tutto tentare di capire quanto sa effettivamente di fotografia, perché è un mezzo in sé semplice, perché la macchina scatta. Il punto è che poi non è il periodo dei geni incompresi, è il Esatto. periodo del talento e della costruzione attraverso lo studio, della continuità. E quindi i giovani devono mettersi nell'ordine di idee che la fotografia non è semplice quanto sembri, perché non lo è, e che
molti dei lavori che hanno successo a livello amatoriale o autoriale oggi si basano su studio, ricerca, approfondimento e quindi mettersi nell'ordine di idee che la strada è questa qua e non è che, e che solo raramente avviene diversamente. E che i geni che vengono fuori sono davvero pochi. L'importanza è il talento e la perseveranza. Talento un po' ce lo devi sempre Quello avere, sì, è cioè fondamentale. devi essere portato. E c'è anche un po' anche lo spirito anche di sacrificio, penso sia quello fondamentale, in un mondo in cui niente, nessuno ci regala niente, ecco, quindi è ovvio che quello deve No. essere la cosa principale, oltre alla conoscenza. Un'altra cosa che ti dico è che spesso c'è una sorta di arroganza da parte di chi si avvicina alla fotografia e fa da poco, cioè va a una mostra e dice non capisco niente, fa schifo, Ok. però non si informa su effettivamente perché la persona è arrivata lì, che percorso ha alle spalle, che curriculum ha, perché non possiamo negare il fatto che comunque il curriculum di una persona faccia qualcosa, cioè se vado io a fare una lettura portfolio o fare un incontro, sanno che sono io, se va Pinco Pallo, sanno che sono io e sanno perché mi sono fatta un mazzo così per 20 anni. Quindi è anche giusto che mi si ascolti, no? E quindi c'è un po' questa cosa qua e un po' il fatto che chi arriva dice: ma come mai hanno ascoltato quello e non me? E ma vai a vedere cosa c'è alle spalle, non si tratta solo del miglior progetto degli ultimi 3 mesi, considerando il fatto che poi tu magari fai il lattaio e ci sta, e non che io ce l'abbia con chi, anzi, sto spingendo in tutti i modi, come ho raccontato prima. Ma il punto è, certo, però tu magari tra 6 mesi smetti di fotografare perché ti interessa la danza tibetana e io ho alle spalle 20 anni in cui ho continuato a produrre a livelli alti, vincere premi, fotografare, la scuola. Quindi è chiaro che il percorso conta. E prima di iniziare a dire, prima di iniziare a prendere posizione sui lavori degli altri, smontando, facendo, bisogna dire: ma io cosa ho fatto per la fotografia, in fotografia? Ma i lavori che ho prodotto hanno senso davvero in termini di un target ampio o hanno senso per me? Perché se cominci a farti queste domande, poi vedi che comunque il percorso è effettivamente lungo. Non c'è niente da fare. Quindi è anche un po' una questione che poi si torna sempre a parlare, no, della questione culturale, ecco, che molte volte dovrebbe essere un background importante per chi va ad osservare magari delle mostre, ecco, e a mettersi un po' lì di fronte a dirsi, ecco, molto probabilmente quello che è stato prodotto non è solo frutto di un punta e scatto, ma c'è qualcosa di più. Quindi anche, penso sia Musa, ma anche tutto quello che è. Dovrebbe essere un vero e proprio movimento da questo punto di vista, dovrebbe permettere, si spera, in un futuro prossimo, ecco, di poter avere anche questo background che permetta di poter comprendere tutto quello che riguarda il mondo dell'arte, del mondo della visualità, ecco, quindi. Sì, e poi c'è questa cosa, come stai dicendo tu adesso, che hai accennato, che purtroppo si ha la sensazione di conoscere la fotografia perché si conoscono 5 autori della storia della Esatto. fotografia. Gli autori storicizzati che riguardano il percorso che si sta avendo nella storia della fotografia sono tantissimi, sono interessantissimi, ma per parlare con un linguaggio contemporaneo devi sapere anche chi vince premi, chi esce sui giornali, perché ci esce, cosa dice la critica. Quindi non è così semplice come può sembrare stare al passo col linguaggio o decidere di percorrere una strada legata a un certo tipo di linguaggio piuttosto che un altro. Quindi non è tutto immediato. E poi, tra l'altro, dipende anche dal livello al quale uno vuole arrivare, Certo. perché se uno decide che la fotografia per lui è divertimento, perché spaccarsi i maroni a eccedere nello studio, a approfondire, cioè dipende anche da cosa scegli che sia per te la fotografia e che peso decidi di dare alla stessa nella tua vita. Perché per qualcuno la fotografia è vivere, cioè io vivo di fotografia, o produco, o parlo, o insegno quello che posso, o faccio, ma è tutta fotografia. Io mi sveglio la mattina e seguo la scuola, e posta questo, e fai questo, studi al progetto, scrivi il libro. È solo E fotografia. tu pensi un po' che i social, soprattutto Instagram, abbiano un po' aiutato le persone a avvicinarsi a quella che è un po' la vera fotografia? O pensi invece abbiano completamente demolito quelle che erano le uniche prerogative, ecco, di vedere una fotografia un po' più impegnativa? Allora, diciamo che
Questo è un periodo meraviglioso per la fotografia perché non c'è mai stata tanta espansione come oggi. Quindi dire che Instagram è l'inferno della fotografia direi una cosa stupida. Diciamo che non è su Instagram che puoi imparare dalla modalità di percorso di un autore, perché lì sono scatti singoli, sono scatti spesso legati all'estetica, hanno più riscontro scatti esteticamente accattivanti piuttosto che progetti strutturati, quindi non impari la modalità legata alla costruzione di un lavoro e questo praticamente in tutti i casi, sono pochissimi i casi che hanno messo su Instagram il progetto intero per fartelo vedere nella totalità. Detto questo, Instagram è entrato nella storia della fotografia, sicuramente. Di conseguenza, non solo ha cambiato il modo con cui la percepiamo, ma ha anche cambiato il modo con cui la produciamo. Quindi dire che non ha importanza e che da lì non si possa imparare sarebbe stupido. Dire che i social hanno smontato la visione precedente della figura del fotografo, come autore. Un po' sì, nel senso che la percezione adesso è differente. E quindi se si vuole imparare da Instagram bisogna essere un po' bravi ad approfondire successivamente, cioè cosa, mi interessa questo autore, cosa ha fatto effettivamente. Ma difatti io rimango dell'idea che il sito sia il modo migliore tutt'oggi per presentarsi, perché generalmente quando un autore produce un progetto sul sito, mette la spiegazione. Esatto. Leggi la spiegazione, tenti di leggere il lavoro, vai a vedere la biografia, cioè capisci tutto. Da Instagram semplicemente capisci di scatto in scatto se quell'autore corrisponde a quello che tu esteticamente ritieni Esatto. accattivante. Ci abbiamo fatto una puntata specifica sul podcast relativo proprio all'importanza del sito web per i fotografi, quindi penso ormai, ecco, chi ha avuto l'opportunità di poterla Si è ascoltare, già arrivato. qualcosina sarà arrivata, però il fatto che tu lo confermi è una cosa importante, tanto per ricordare, ecco, che molte volte avere sì una vetrina su Instagram delle proprie opere è utile, però effettivamente poi è come ci si presenta, è proprio per rientrare, ecco, Sì. in quel tema della presentazione. Tu che farai anche letture portfolio, le hai fatte in passato, le farai anche in futuro. Cosa consigli, ecco, chi si presenta per la prima volta a una lettura e vuole mostrare il proprio lavoro? Allora, generalmente la lettura portfolio, allora, prima di tutto, esistono differenti tipi di lettura Ok. portfolio. Ci sono le letture portfolio didattiche, che sono quelle che ti aiutano a migliorare il portfolio che presenti a lettura. Poi ci sono invece le letture portfolio legate alla necessità di trovare un lavoro, quindi vado perché mi faccio esporre, vado e quindi in quel caso si presuppone che il tuo lavoro sia finito, perché tu è prodotto per essere esposto. Oppure ci sono le letture portfolio con le quali ti confronti con simili, Ok. quindi vai dal fotografo che fa le cose simili a te e gli chiedi, visto che fai cose simili, mi aiuti, ti sembra corretto questa cosa qua? Diciamo che la maggioranza sono letture portfolio didattiche, quindi chi viene perché vuole consigli su come migliorare il proprio progetto. Poi ci sono un po' già avanzati in termini di livello, che decidono di presentarsi per essere presi da agenzie, da gallerie, da critici, e poi ci sono quelli che vanno per un confronto. Per presentarsi alle letture portfolio didattiche, sicuramente, anche se oggi è completamente accettata la modalità di visione via PC, io consiglio sempre di presentare anche delle stampe, non tanto grandi, magari 13-19 o piccoline o a seconda del lavoro, una quantità che dipende dalla quantità di foto di cui è composto il portfolio, però sempre da una decina in su, nel senso che con meno foto non riesco a capire come lavori effettivamente. Stampate per benino. E che diano l'opportunità a chi vi aiuta di spostarle, perché anche l'ordine con cui mostri le foto cambia la qualità del lavoro. Quindi, se io mi ritrovo con le foto a PC, non posso aiutarti in questo senso. Certo. Invece, se me le ritrovo mobili, riesco a dirti: guarda, che le devi comporre così affinché sia presentato correttamente il lavoro. Quindi, questa è la prima cosa. Non legate da niente, non blocchetti, perché se tu arrivi con un libro. Presupponi che quel lavoro sia Certo. finito, è inutile che me le porti a far vedere. Tientele, sei stato bravo, hai deciso che funzionavano tanto da stamparti un libro e tientelo adesso.
quindi andrebbe strappato tutto, tirate fuori quelle buone da quelle no e rifatto il lavoro da zero, no? Quindi non legate con niente, ricordarsi di portare magari dei biglietti da visita nel caso in cui il lavoro Ok. interessi in tutti i casi, e magari il lavoro già su chiavetta, se il gallerista a sua volta c'ha già il PC, si scarica le foto in bassa risoluzione chiaramente di quello che gli interessa e quindi può nascere una collaborazione direttamente dalla lettura portfolio. Siate tranquilli, umili, perché umili anche il lettore lo deve essere, però è domenica di solito, è sabato ed è domenica anche per il lettore che è andato lì a leggere e non è andato il lettore a cercare chi viene letto. Quindi se siete voi che venite a lettura, significa che dovete mettervi nelle condizioni di ascoltare. Invece ci si trova in alcune situazioni imbarazzanti di persone che hanno la convinzione di produrre cose egregie, allineando l'ego alla produzione fotografica. E non funziona così. Certo, poi in quel caso uno dovrebbe chiedersi il motivo per il quale va a farsi leggere il portfolio quando potrebbe addirittura direttamente esporle a questo punto. Perché vieni a lettura se sei tanto bravo, a meno che a un certo punto senti, ci sono anche delle letture, Gianluca, a livello altissimo, quindi dipende, è chiaro che se è una lettura internazionale, ci sono 15 lettori, sono i proprietari delle 15 gallerie più grosse del mondo, ci vado strisciando io. Certo, immagino. Capito? Nel caso della preparazione ovviamente deve essere molto molto più lunga ed Accurata, articolata. Ecco, sì. quindi un attimino anche un po' per parlare di quello che è l'ambito della formazione. Tu mi hai detto ovviamente che all'interno di Muse non ci sono corsi base. Questo perché... Base di Ok, tecnica, sì. Quindi... di linguaggio, Linguaggio, sì. sì, ecco, cosa comprende, ecco, questo corso base di linguaggio? Allora, i corsi base legati al linguaggio sono quattro e comprendono dalla lettura del singolo scatto alla produzione di un complesso di fotografie dando delle indicazioni specifiche, fino alla costruzione del linguaggio personale, quindi prima cos'è la singola foto, poi come si mettono insieme, poi che linguaggio ho io e alla presentazione finale dei propri lavori. E sono quattro corsi separati che però possono far parte di un percorso. Poi, come ti dicevo, ho introdotto storytelling, che è da zero ti accompagno a produrre il tuo lavoro a seconda delle tue necessità e a fine anno hai il portfolio da presentare poi per le letture, premi, quello che è. Quindi una sorta di base assoluta e importantissima per capire come si comunica attraverso le immagini, perché si ha la sensazione di saperle leggere e invece purtroppo per ora non mi è ancora capitato che chi si iscrivesse ai corsi avesse la capacità di leggere anche il singolo scatto. E invece spesso c'è la presunzione di metterne insieme un gruppo come portfolio quando non si capisce neanche cosa c'è in una foto. Certo, e la maggior parte, ecco, delle persone che si iscrivono a questo corso base sono persone che già hanno fatto altri corsi da altre parti oppure sono totalmente, ecco, zero. Allora, capita di tutto, diciamo che mi è capitato spesso che avessero fatto corsi di lettura dell'immagine e poi l'hanno rifatto da zero. Mi è capitato anche, indifferentemente, che avessero fatto corsi base di tecnica Ok. in giro e poi volessero partire effettivamente con la parte relativa al linguaggio. E poi, come ho detto prima, mi è anche capitato chi ha fatto 2 o 3 volte quello di linguaggio perché si diverte Ci e via, lo sta, rifà, ci sta. di anno in anno lo rifà. Quindi sì, no, capita di tutto, però generalmente chi capisce proprio che la voglia di fare il salto tra la produzione singola legata alla curiosità stessa della produzione alla produzione di un discorso che sia ascoltabile, visibile nel caso della Cioè, tu fotografia. pensi quindi che questa cosa, ecco, non venga trattata abbastanza bene da altri corsi? Cosa ne pensiamo, ecco, No, di questi corsi magari online, che ti tengono un mese inchiodato di no. fronte allo schermo e No. poi in Ecco, realtà non ti insegnano niente, ecco? io non lo so perché a mia volta non ne ho seguiti e poi perché non sono nelle condizioni, non ho neanche voglia di parlare male di nessuno.
Quello che mi dà fastidio è che la stessa leggerezza con cui ci si è avvicinati alla fotografia pensando che fosse un linguaggio semplice, c'è stata in termini di leggerezza da chi poi si è messo a insegnarla. Ok. E questo un po' mi ha fatto male perché si perde tempo, perché è un periodo in cui la fotografia e il visuale hanno un'importanza fondamentale e non dare i termini giusti quando uno ti sta pagando per farlo è abbastanza grave, perché siamo bombardati e quindi prima impari a leggerle, prima impari a farle. Esatto, e poi vivendo anche un po' in un contesto storico in cui ci sono i grandi fenomeni che arrivano subito a 16-17 anni a creare operazioni artistiche un attimino più complesse, è ovvio che c'è anche un po' una, non dico fretta, però sicuramente c'è ecco quel peso ecco di dover dar subito qualcosa al pubblico. Ed è ovvio che poi questo diventa ovviamente un qualcosa in più da tenere in considerazione. Nella maggior parte dei casi porta molti fotografi ad avere problemi anche a livello proprio psicologico, comunque quello che riguarda tutta questa sfera del doversi far vedere subito pronti e scattanti. Ecco, cosa ne pensi di questa? La Sì. prestazione, E posso capire, beh, c'è stato uno sballottamento generale legato a chi già faceva fotografia, che si è trovato di fronte un linguaggio abbastanza diverso rispetto al precedente, al quale dovevi scegliere se adeguarti o mollare. E non parlo proprio di chiudere l'attività di fotografo di matrimonio, intendo proprio a livello autoriale. E quindi sì, può nascere in qualcuno una sorta di prestazione, ma pensa che quando ho iniziato a ragionare sui social, davvero, ma adesso è acqua passata, ma avevo la sensazione opposta, cioè più mi piace ricevevo, più ero certa che quella foto facesse schifo, perché significava che arrivava a un gruppo più ampio di persone e quindi aveva un'estetica leggibile velocemente, ma probabilmente mi domandavo se il contenuto avesse un valore pari. E quindi ho sempre avuto la sensazione opposta, non mi baso certo sui social per determinare la qualità del lavoro che sto producendo, ecco. Sui social ci butti la street, cioè i singoli scatti giocosi e poco altro di reportage fatto così. Ma come ti dicevo prima, i progetti miei veri sono sul sito, quindi la gente tende a riconoscermi per la street, ma effettivamente io faccio tutt'altro. Credi sia utile, ecco, che le persone abbiano magari un'introduzione al tuo lavoro che è quello più aperto al pubblico, ecco, più generale, poi chi ha veramente interesse si vada a guardare. Approfondisce, Esatto. non è un problema. Però è anche vero che comunque io ho anche scritto un libro, l'ultimo libro che ho scritto io è sulla street e mi sono abbastanza dilungata sulla parte storica proprio per far capire da dove arrivava, come erano state, come ci si era mossi in strada nel tempo e ho fatto anche una cosa che non avevo vista in altri libri, quindi mi è sembrata interessante, di suddividere anche la street in generi. Ma non perché esistono i generi effettivamente della street, ma per spiegare come a livello mondiale ci siano davvero tantissimi approcci differenti alla strada. E quindi non esiste una street fatta bene in un senso, esistono modalità differenti con le quali i fotografi decidono di raccontare la strada. E ho tentato di spiegarli, no? Qua succede così per questo. E quindi è interessato anche a me perché ho fatto un po' il punto anch'io, per me è stato un percorso interessante anche quello Sì, lì. immagino, anche perché oggi quando si parla di fotografi di strada c'è sempre questa dualità, cioè o la street pura o quella che non è street ma è tutto quello che riguarda magari l'ambito estetico, formale, quindi anche introducendo quello che può essere il termine di genere, che poi possiamo parlare di generi, non generi in fotografia, questo ha la sua importanza in termini scolastici, ecco, accademici, poi la fotografia è fotografia, appunto, non è che ci andiamo Sì, ecco, ad infatti. introdurci in questo tema lunghissimo, però è anche giusto ecco, andare a vedere come effettivamente la fotografia di strada abbia le sue modalità, i suoi approcci ed è bello anche conoscerli tutti e soprattutto apprendere quello che può essere un modo diverso di fotografare che penso sia fondamentale.
Ecco, nell'ambito un po', tu giustamente essendo anche insegnante di fotografia su Moso, entriamo in quello che è l'argomento di fotografia di strada, un po' per chiudere questa discussione. Dal punto di vista proprio strettamente autoriale, di percorso fotografico, hai visto magari qualcuno che effettivamente è riuscito a dar vita a qualcosa in ambito street, in Mosa, ma anche in altri ambienti, o pensi sia sempre un genere legato alla fotografia singola e basta? No, no, la fotografia di strada non è singola, cioè altrimenti non esisterebbero autori. E Esatto. invece un autore è riconosciuto all'interno del percorso che produce. Quindi anche la fotografia di strada è fatta di progetti che però spesso sono dati dal contenitore città, cioè ha fatto questo lavoro su Parigi, oppure ha fatto questo lavoro cercando questo determinato tipo di luce. Oppure ha fatto questo lavoro cercando determinate situazioni legate all'ironia. Cosa succede? Che una volta che il progetto è fatto di 40 foto che ti fanno sorridere, quello diventa un lavoro. Quindi la progettualità ha senso assolutamente anche in fotografia. La verità è che determinare cosa sia street e cosa no in termini qualitativi può essere per qualcuno un po' difficoltoso. Quindi se posso riassumere tutto per dare un consiglio, la fotografia di strada non esiste senza eccezione, quindi qualsiasi sia la modalità con cui approccia alla strada, in ogni fotografia di strada esiste un'eccezionalità che solo il fotografo coglie e che è indipendente dal soggetto. Quindi l'interessante della fotografia di strada è questa cosa qua. Che sono singoli scatti in questo senso, nel senso che la storia della fotografia si esaurisce nella foto stessa, ma poi generalmente viene inserita in un gruppo di immagini relative a quel tema lì. Quindi funziona comunque. Poi sì, ho visto persone crescere nella street, ma essendo la street praticamente l'unico genere fotografico che non paga, perché è Esatto, l'unico purtroppo. difficile da piazzare in questi termini, spesso, dato che sono pochi quelli che riescono dalla vendita di libri, cioè anche a me va bene, vendo libri, vendo i libro di street, però non potrei mai vivere di quello. E anche per me, vedi, passa un po', mi piace tantissimo la strada, il mio ambiente, raccolgo i momenti che mi sembrano più assurdi, li metto anche in gruppi, cioè, faccio portfolio, faccio libri, però si conclude lì. È come una sorta di sfida tra il fotografo e la strada. Che poi non ha riscontri effettivi se non in qualche mostra a chi va meglio un libro e rimane lì, poi vive, non, difficilmente vivrai della vendita del libro, a meno che non esplodi a livello internazionale. Certo. Quindi il consiglio è quello di la strada, l'occhio, le velocità delle persone, delle cose, vanno imparate. E quindi la strada è frutto di un allenamento anche senza macchie, cioè di un allenamento visivo continuo. Ed è per questo che per me rimane il genere più interessante. Per assurdo, è quello dove mi diverto di più, perché esco e aspetto che avvenga l'impossibile. Ma come è possibile che sia avvenuto? È eccezionale che sia avvenuto questo. E quindi scatto, quindi rimane una partita poker tra te e la strada. E questo lo trovo Esatto, interessante. quindi sempre in quel concetto, no, che la fotografia di strada è un'ottima palestra per poi dar vita, ecco, ad altre cose in altri generi, però ecco, è giusto anche Per forza, sì. ricordare come può aiutarci in qualsiasi contesto e anche nel momento in cui vieni introdotti in questo mondo, inizi a vedere le cose da un altro punto di vista. Quindi se facessero tutti i fotografi di strada sarebbe un altro mondo sicuramente. Probabile. Sara, anche un po' per concludere, ecco, abbiamo parlato prima del premio Musa, Chiara ha presentato, ecco, le vincitrici di questo premio dedicato alla fotografia femminile. Qui potremmo, ecco, dare un po' un'ultima battuta su quello che è proprio l'evoluzione della fotografia femminile, dell'interesse che si sta un attimino sviluppando nell'ambito curatoriale, nell'ambito anche di concorsi, eccetera, eccetera. Ecco, cosa ne pensi, ecco, di questo sviluppo della fotografia femminile? Allora, penso che comunque
C'è stata sicuramente, ci sono sempre state le fotografe donne, dalla nascita della fotografia hanno cominciato a scattare anche le donne. Chiaramente per un lungo periodo, o all'ombra dei mariti più famosi, o in disparte rispetto al successo di colleghi uomini. E diciamo che invece comunque da quando la fotografia è entrata più prepotentemente nella storia dell'arte è esplosa anche la produzione femminile, quindi dagli anni 60 in avanti è esplosa, non che prima assolutamente non ci fosse. Detto questo, poi con la velocità le opportunità dei mezzi digitali è successo ancora di più perché è un mezzo più veloce e le donne spesso dedicano molto tempo a altre cose. Purtroppo, cioè, ci sono delle cose che ancora gestiscono le donne e solo le donne, legate alla famiglia, legate ai figli. E questa cosa, dato che si sta pareggiando anche a livello sociale, piano piano, piano piano, piano piano, arriverà a pari, ma per ora c'è ancora un dislivello. E anche dal punto di vista lavorativo, per esempio, degli stipendi, delle cose. Quindi a me interessava dare un'opportunità che fosse solo femminile. E mi è stata un po' criticata questa cosa all'inizio, senza considerare che poi in giro per il mondo, nel momento in cui sono uscita io col premio, e ce n'erano già un altro paio grossi a C'è la livello. biennale, tra l'altro, della fotografia femminile, quindi. Dopo è nata la Biennale. E un sacco di la Biennale, tra l'altro, i progetti vincitori al Premio Musa vengono proiettati alla Biennale di fotografia femminile a Mantova. Bello. Quindi anche quello, però a me l'interesse era quello di guarda, è completamente contro marketing questa scelta, no? Perché chiaramente prendi il target più Certo. piccolo in assoluto. Però a me interessava dare peso a questa fascia che anche se si è ampliata molto, per me ha necessità ancora di essere vista. Finché ci sono io e posso e ho voglia, Esatto, ci sarà il premio. quindi tu pensi sia il momento storico adatto, ecco, per questo un po' cambiamento? Certo, assolutamente. Nella fotografia è il momento storico adatto a tutti. Bisogna vedere chi ha la capacità di prendere il massimo per dare il massimo e quindi essere riconosciuto in qualche modo. Certo, quindi quei concetti un po' che abbiamo ripetuto per tutta la puntata, Sì. che sono fondamentali, spero li abbiano assorbiti gli ascoltatori fino ad ora. Per concludere, Sara, questa discussione, direi un attimino di dedicarci all'unica domanda proveniente dai lettori di Street Rover, che è legata sempre alla fotografia di strada. Enzo ci chiede, secondo te, cosa non può mancare all'interno di una fotografia di strada? Lui poi elimina, vabbè, il contesto urbano, la presenza umana è percepita e la spontaneità. Tolte queste tre, ecco, cosa pensi? Quello che non può mancare, che non può mancare dal mio punto di vista, ma è ancora personale, però secondo me è così, è il fatto che il momento sia eccezionale perché il fotografo ha fatto una sintesi tra gli elementi di fronte alla sua scena, quello che ha deciso di riprendere, e quella sintesi stravolga la normale percezione della realtà. E questo può avvenire per la qualità della luce, per la qualità dei soggetti, per la comunicazione che fanno i soggetti tra di loro, per un sacco di elementi che determinano quel momento come unico. Poi, purtroppo so di molti fotografi che fanno strada invece che ti fanno percepire che la foto è candid e invece sono posate. Ecco, dal mio punto di vista, questo a me non va, non piace, non va di farlo perché smette, decade quel gioco di cui ti parlavo prima, cioè se deve essere una partita a scacchi, che lo sia. E qual è il limite in questo caso tra candid e non candid? Il tuo limite, Ma per esempio dire te vai là perché lì c'è la ecco. luce Ok. giusta, te vai là, quello si chiama reportage, è un altro genere, cioè con l'intento di descrivere una cosa specifica che dipenda dalla connessione tra autore e soggetto, che generalmente non c'è nella street. La street è un bel gioco, cioè è un bel gioco che quando è fatto bene fa riflettere e magari fa riflettere 30 anni dopo, perché la stessa street nella quale oggi non c'è assoluta nessuna intenzione da parte dell'autore di descrivere o spiegare niente, tra 30 anni ci spiegherà come erano vestite le persone, come lavoravano e diventa percepita come reportage, ma effettivamente la differenza
fondamentale è che chi fa street non vuole necessariamente documentare, può documentare, ma può non farlo, anzi cercare tutt'altro, pur Esatto, la documentando. fotografia è sempre documentazione anche quando non lo si vuole, quindi. Sì, è sempre documentare, cambia Certo. l'intenzione. Uno che fa reportage, documenta e si fa portatore di un messaggio da comprendere, uno che fa street becca l'attimo corretto perché la signora sta scivolando, quindi in sé non c'è intento documentario, c'è intento di beccare l'attimo corretto nel momento corretto. Va bene, Sara, io credo che ci siamo fatti una bellissima discussione. Spero tu ti sia divertita e invito chi Certo. ci ha ascoltato fino ad ora, ovviamente, di andare a scoprire il tuo lavoro sul tuo sito web, saramonari.it. C'è anche il blog, ovviamente la scuola di Musa, in modo tale da poter capire, ecco, quali sono i corsi, di come funzionano, quelli partiti, o magari segnarsi quelli che partiranno, in modo tale da organizzarsi in tempo. Poi invito ovviamente agli ascoltatori di iscrivervi alla newsletter di The Street Rover per tenervi aggiornati sulle prossime uscite, anche per sapere, ecco, chi saranno gli ospiti, fargli domande, eccetera, eccetera. Poi, se volete, di sostenere ovviamente come sempre il progetto attraverso l'entrata nella mia membership del blog. Trovate tutto nella descrizione di questa puntata o su thestreetrover.it. Io ringrazio Sara per il suo tempo, per la chiacchierata e tutto il resto. Grazie Gianluca a te per avermi invitato e grazie a tutti quelli che ci ascolteranno e ci hanno Grazie ascoltato. quindi anche agli ascoltatori, e ci risentiamo il più presto possibile qui sulle frequenze del Street Rover Podcast. A presto, ciao! Ciao.